In questa intervista nessuno ci può disturbare perché il disturbatore per eccellenza è seduto qui di fronte a me. Signor Paolini, posso stare tranquilla? Assolutamente sì, tranne se squilla il telefono che non abbiamo staccato. No, Si era assolutamente. detto di staccarlo e non abbiamo staccato. No, vogliamo tenere i contatti con il resto del mondo. Esatto. L'hanno definito un sabotatore, un virus mediatico. Lei come ama definirsi? Beh, le definizioni sono tantissime. Tu preferisci che te ne dia una che io amo Sì, tra tutte? assolutamente sì. Ma sicuramente il profeta del condom è quella che più ho a cuore perché è quella la primissima definizione che è stata fatta da Marco Santorelli, un giornalista della stampa, quando io regalavo il periodo in cui regalavo dal 1997 al 2001 i preservativi. Quindi quella è senz'altro una definizione che mi appartiene, avendolo dato anche a Giovanni Paolo II e a Madre Teresa di Calcutta. Quella che ho coniato io è l'Arlecchino della televisione, perché a me piace essere definito, mi piace definirmi essere definito un po' un virus mediatico, come ha detto Aldo Grasso, grande critico del Corriere della Sera, un elemento che destabilizza la televisione, che la scompone e la ricompongo a modo mio. Ogni volta che io appaio dietro un telegiornale, un giornalista, una tua collega, a Grazie per un tuo parlare. collega, in qualche maniera non è più il TG1, ma lo era fin quando io, tacchete, non venivo dietro le loro spalle. Nel momento in cui io appaio è qualche altra cosa. Ecco perché i giornalisti si arrabbiano, e soprattutto per quello. In una delle ultime azioni di disturbo che ha fatto è stata durante il TG5 di pochi giorni fa di fronte a Palazzo Chigi, Sì. dove su un monte il giornalista inviato ha perso le staffe e le ha sferzato dei pugni. Tutti i calci e le spinte che ha ricevuto in questi anni non sono riusciti a farla demordere? Ma intanto faccio una precisazione, è che sei stata la prima, e ne ho rilasciate tante interviste in merito a questa diatriba con Summonte, che ha capito perfettamente come sono andate le cose. La testata ha colpito qua, la testata ha colpito qua. Il pugno adesso si vede ben poco, mi avvicino poco poco, si intravede il livido perché comunque, ringraziando Dio, è passato 5 giorni di prognosi al Santo Spirito. È stata una cosa inaspettata da una persona, Fabrizio Summonte, che è un giornalista politico della redazione politica del TG5, che mai e poi mai mi sarei immaginato arrivasse ad avere una reazione del genere. Da annale, evidentemente. Quella persona o quel giorno era profondamente nervoso, ipotesi una. Ipotesi due, la sera prima evidentemente ci ha provato con qualcuno, non so se è sposato, non entro in merito, uomini, donne, trans, quello che è, e gli è andata male e quindi se l'è presa con me, perché io appena sono arrivato senza urlare, senza provocarlo minimamente, lui si è girato e ha fatto questo movimento. Poi la testata e un pugno che mi ha preso in piena volta. L'occhiale, che è questo, non si è rotto. Ovviamente i miei avvocati, Lorenzo Lamarca e Massimiliano Grugnule, hanno tempestivamente presentato querela chiedendo 50.000 euro di danni, poi quello che sarà lo vedremo. So che la Mediaset ha anch'essa querelato e mi ha fatto piacere che il TGCOM, nel riportare la notizia, ha titolato Summonte perde le staffe e colpisce Paolini. Già quello è sentenza. Quindi, nonostante questo, lei comunque non demorde. Io non demordo, ricordo a tutti il calcio di Freiese che è epocale, che è stato citato Certo. in tanti contesti anche di libri di storia della televisione, pugna a non finire, c'è stato anche un giornalista di Rai Sport, Mattioli, che mi fece veramente molto male, ma vedi, lo voglio dire perché in tante occasioni l'ho detto, Mentana, quando sono ospite a Matrix, ha tagliato. Quello che io vorrei far capire attraverso questo incontro, al di là del video, se lo pubblicherai mi fa piacere, se diversamente è una tua scelta, io sono un cacciatore di umanità. Quello che vorrei far capire ad Arianna è perché io faccio quel che faccio e perché esisto sotto questi termini. Io a 14-15 anni ho avuto un prete che era tendenzialmente, conosceva anche i miei genitori, che un giorno a Capocotta prese un bastone e lo mise in un posto evidentemente poco, come dire, credo che si è capito. In quel momento io ho avuto un tale dolore, sono morto a livello, Interiore. morale, ecco, e sono rinato subito dopo cercando di trovare un modo e una strada per poter gridare quanto dolore io avevo, quanto dolore io ho e quanto dolore avrò sempre nella mia vita, perché
Quello che molto spesso capita quando io sono per strada, ed ecco perché forse abbiamo fatto bene, e ho fatto bene anche a farti venire qui, che tendenzialmente magari il fatto che c'è tanta gente che magari guarda, osserva, ma se io dovessi dire realmente chi sono, sono una persona che ama la vita, però sono una persona dolorante, cioè i cittadini attraverso la televisione possono farsi un'idea mia che sono una persona, essendo spiritosa, provocatoria, lancio delle provocazioni anche piuttosto a porta a porta. Recentemente ho gridato Berlusconi al pisellino, però chi vede tutto questo pensa che ci sia un elemento di giullare che è sempre super ironico, invece nella mia vita privata, anche se vita privata non ne ho perché non la voglio avere, sono una persona profondamente dolorante. Perché? Perché non amo vivere in una società dove uno, le donne sono vilipese, voi venite vilipese, venite violentate, venite malmenate da noi uomini. Questa è una cosa indicibile, vergognosa, inaudita. Ogni giorno il TG1 dovrebbe aprire come prima notizia su questo, è cosa che invece non viene fatto. Tornando al dolore scatenante, quindi anche alla causa-effetto di ciò che sono, dell'essere un istrione, dell'essere un contestatore, io, a me rappresenta molto quel quadro che è l'urlo di Munch, come si chiama. Io urlo un dolore che ho dentro, spesso litigo e discuto con i miei genitori, papà generale dell'esercito, mamma cantante lirica, questa è casa loro, discuto perché loro dicono devi riuscire a liberarti, a dimenticare. Quando loro mi dicono quello, adesso non me lo dicono più, ma un tempo me lo dicevo, io mi arrabbio in maniera enorme perché non si deve dimenticare, no, una certo. Tragedia simile, assolutamente. E per chiudere questa riflessione, voglio invece guardare chi va su internet e quindi chi vedrà questo video. Criticatemi come volete, io posso essere attaccato sotto tanti aspetti, però quello che io dico, ripeto, guardando nel piccolo obiettivo, con quale coraggio, qual è il coraggio che voi avete, che la gente ha, chi per esempio va nei siti hard pedopornografici, chi violenta un bambino. Io ho avuto la fortuna, tra virgolette, di essere violentato a 14 anni, ma chi fa questo nei confronti di bambini di 5 anni, di 4 anni, di 5 mesi? Io mi chiedo come può essere fatto questo. Allora, io credo che ogni cittadino ha il dovere di segnalare alla polizia postale, alle forze dell'ordine, questo tipo di, se si imbatte casualmente in questa realtà, è un dovere civico, come dovere civico non arrivare a abusare della donna che insomma, voglio dire, è la cosa più importante che esista su questo pianeta. Quindi io trovo onestamente, mi auguro che questo appello possa essere, soprattutto dei ragazzi più giovani che sono molto fruitori di YouTube, possono leggerlo come autocoscienza. Non fate certe cose, perché credetemi, certe cose non si dimenticano. Una mia debolezza è essere una persona che sente molto questo disagio rispetto all'episodio di tanti anni fa, che però mi fortifica, che mi fa essere forte, mi fa essere coraggioso, mi fa essere colui che sfida colossi come la Rai e la Mediaset. Ho letto da un'intervista che lei ha dichiarato: molto spesso sembra che io voglia essere protagonista ed esibizionista. Io sono sicuramente narcisista al 1000 per 1000, però ci sono anche dei contenuti che tendenzialmente in televisione non passano perché non possono passare. La mia domanda è: ma lei non crede che le sue azioni portino il pubblico non a soffermarsi sui temi che propone, ma solo ed esclusivamente sul fatto che sta disturbando dei giornalisti che lavorano? Ma questo è un problema che può verificarsi, però tendenzialmente ogni volta che io compaio in televisione negli ultimi poi 4-5 anni i miei strali, le mie urla hanno accompagnato sempre delle provocazioni, anche se per pochi secondi, molto chiare. Sono 3 anni che io ho attaccato Berlusconi tirandogli dietro qualsiasi epiteto. E perché? Perché Berlusconi ha detto che chi non lo vota è un coglione. Quindi ha usato una parola forte, anche se il famoso poeta Pietro Aretino, aiutami, ci insegnava che non, anche se uno usa una parola forte, se io dico membro parlamentare non fa nessun effetto, se io dico pisellino, pisello o qualche altra cosa si crea una... ma insomma,
è un grandissimo sommo poeta che usava proprio nelle sue poesie anche altro che Pisellino, eccetera, eccetera. Io ritengo che negli anni, soprattutto la prima fase dal 1997 al 2001, quando io regalavo i preservativi, era di una chiarezza estrema. Assolutamente sì, ma dal 2001 ad oggi, dal 2001 a oggi, c'è stato gli ultimi 3-4 anni Berlusconi. Nel corso degli anni io ho attaccato la Chiesa in tutti i modi, ho gridato contro il Vaticano in quanto nascondesse e nascondeva e in quanto sicuramente continueranno a farlo gli innumerevoli casi di pedofilia. Adesso in questi ultimi 2 anni il Papa Ratzinger si sta aprendo perché è messo alle spalle sotto un attacco di quotidiani non solo nazionali ma internazionali, quindi cerca in tutti i modi di coprire, ma io personalmente su questo pontefice ne ho dette tante, adesso non voglio ripeterlo perché probabilmente non so se poi tu te la senti di pubblicarlo, però quando io ho gridato una certa cosa al TG3, e questo lo possiamo dire perché è visibile su YouTube ed è passato su TG3, cioè ho fatto sesso con il Papa Ratzinger, ho avuto 1 mese di misura cautelare. Questo è indicativo, l'ho gridato nell'aprile del 2011, nel maggio del 2011 mi hanno notificato. Ma l'attenzione non passa su tutto il resto? Non passa su il fatto che lei disturba, sul fatto delle querele? L'attenzione non si sposta su altre cose? Questo che io ovvero? Chiedo. Se lei vedesse una sua performance, sì. Che cosa andrebbe, dove andrebbe la sua attenzione? Sulla sua frase, sulla sua provocazione o sul giornalista che le dà un pugno, su... non lo so... Allora, innanzitutto il fatto, questo che sia ben chiaro, quando io ho iniziato, e questo vale per il 97 e non ho mai cambiato il significato del mio essere presente, quando io compaio dietro un giornalista, ormai lasciando quel periodo del preservativo, il significato di essere lì è un bollino rosso che io poi urlo, che io lancio delle provocazioni o faccio il cornino, l'essere lì ha un significato ben chiaro. Se poi questo significato non è chiaro perché magari la gente non è andata sul sito internet o non ha letto i libri o non ha letto le tesine e tesi che mi hanno dedicato, questo è un problema evidente. Cioè se uno si ferma, Emilio Fede, Cornuto, il Papa è gay. L'essere Paolini, io sono un pennello, per me la televisione è una tavolozza, e l'essere ciò che si vede è attenzione, perché state vedendo qualche cosa che tendenzialmente informa ma disinforma. Questo in linea di estremo principio. E come ho detto prima, ispirandomi a un grande artista che è Guy Debord, situazionista, ogni volta che io compaio, come ho detto anche prima, c'è, al di là della provocazione urlata, perché quella è la seconda fase, attualmente ancora in corso, dell'entrare anche nell'audio della diretta, non solamente nel video, nel bucare anche l'audio, però, ripeto, sta di fatto che sicuramente c'è un pubblico, una parte di pubblico, che può rimanere a quella provocazione, però se io prendo un quotidiano e leggo solamente il titolo a 9 colonne, probabilmente quell'articolo non lo capisco, o comunque non ho dato quel giusto approfondimento alla notizia. Se io compro un libro, come fanno molti, lo giro e leggo solamente la parte della copertina o la prefazione, lo posso capire probabilmente relativamente. Quindi una persona deve essere letta secondo una serie di realtà che esistono. Adesso, grazie a internet, dal 2004 a questo sito, tendenzialmente ci sono degli elementi per poter capire, te l'ho detto anche prima, la causa scatenante di essere ciò che sono, quindi questo dolore che proprio chi è che non vorrebbe, Arianna, ogni tanto è la prima cosa che mi dicono quando mi fermano le persone, urlare qualche cosa, gridare contro un politico, gridare contro un datore di lavoro che magari l'ha bistrattato. Lo sì, però per tornare al discorso di prima, non tutti vanno oltre. Ah, ma questo, guarda, di questo, quindi... di questo ti fermo e dico, è impossibile arrivare a tutti o comunque a me. Io sono un giocatore di poker, amo scoprirmi lentamente. Se io e te giochiamo a poker, tu sai come io gioco, io so come tu giochi, sì, ci divertiamo, passiamo una serata, ma invece il bello di giocare a poker in un
tavolo da 4 o da 5 e trovare persone che tendenzialmente di cui non si sa come giocano, se sono dei grandi bleffatori come era e sarà Berlusconi. La sua forza è il bluff, ovviamente, e non altro, è la genialità. Però voglio dire, al di là di quello, ripeto, il fatto stesso che personaggi come Paolo Taggi o Aldo Grasso o Gianni Ippoliti o recentemente Aldo Busi, che ti ho fatto leggere, abbiano sintetizzato chi in un modo, chi nell'altro, che comunque l'elemento, anche se fosse una sola cosa che tendenzialmente mi rappresenta, io lo vorrei, l'ho anche scritto mi sembra da qualche parte, che sulla mia lapide vorrei che venisse scritto la televisione della merda più profumata mai defecata dall'uomo. Anche solamente far percepire che il prodotto televisivo è l'arma micidiale in assoluto più devastante del mondo, ce l'ha detto Karl Popper, quel filosofo in cattiva maestra televisione, per me, e l'ho scritto fisicamente con le botte, con i pugni, con i calci, con le streghe, con le strattonate, la televisione è una spietata assassina, altro che cattiva maestra. Karl Popper l'ha detto tempo fa, ma è un po' passato quel suo messaggio. Assolutamente sì. Perché invece ha scelto questo metodo di azione? Cioè, come le è venuto in mente? È stato casuale, onestamente è stato abbastanza casuale. Cioè, nel senso che io ho iniziato nel 1997 a regalare preservativi in una sfilata di moda. Poi, a mano, dalle sfilate, dagli spettacoli in piazza, ho capito che l'elemento più immediato, più massiccio, più... e soprattutto poi non censurabile è la diretta televisiva. La diretta televisiva è in quel momento tacchete. Oltre a passare il suo tempo quindi tra avvocati per le svariate denunce, tribunali o pensando appunto ai prossimi attacchi televisivi, come passa il suo tempo? Che cosa fa nella vita? Ma io tendenzialmente cerco di stupirmi. La cosa che più mi interessa è quello di camminare, soprattutto quando... mi rilassa, per esempio posso essere banale, quando c'è un mercato della frutta e della verdura io mi diverto sempre tanto andare a vedere quando ormai tutta la gente se n'è andata e stanno sbaraccando le varie strutture, i vari stand, perché si vede un po', io ho avuto l'onore, il grande onore di conoscere Federico Fellini, andavo sotto casa sua ogni mese per diversi anni e quindi il suo cinema è anche un cinema, come dire, un po' surreale, quindi vedere queste scene oppure passare davanti al Colosseo e pensare quanto sia ignorante, quanto non conosco, abito a Roma, io ho 37 anni, sono 36 anni che abito a Roma, scusami, 37 ne ho, 36 che abito a Roma e ritengo di non conoscere, cito il Colosseo, posso citare i Fori Imperiali, cioè conoscere si intende veramente osservarlo, viverlo, stare magari una notte a dormire lì dentro, io non l'ho mai fatto. Sono immagini poetiche. Lo vorrei sempre fare, ma soprattutto perché in quel momento probabilmente riesco veramente a staccare, come mi diverte anche molto vedere la routine delle persone, con tutto il rispetto di chiunque lavori e di qualsiasi persona che faccia quello o quell'altra attività, però ogni tanto io mi osservo, mi fermo davanti a una metropolitana, all'uscita, sto lì seduto anche per un'ora e mi diverte vedere le persone che, se a un certo punto il primo prende un'uscita, una delle uscite della metropolitana, tutti gli altri vanno in direzione uguale. Se uno prende una scala mobile, ce ne sono due, tutti gli altri prendono quella scala mobile. Io ritengo di spiegare questo aspetto con un esempio. Mio padre, sin da piccolo, essendo generale, voleva che io mi diplomassi, mi laureassi, facessi l'Accademia di Modena. Io ho la terza media inferiore come titolo di studio, ma ripeto, posso contare su giovani che hanno scelto la realtà mia come tesi di laurea. Recentemente sono stato a Benevento, a una scuola, all'Istituto Alberti, proprio 3 giorni fa, che mi ha ospitato. Quanto è bello essere diversi, quanto è bello quel film di Charlie Chaplin, tempi moderni in cui quella routine, quell'essere massificato che oggi uniforma tutti, le discoteche piene di giovani che ballano senza neanche capire che cosa ballano, senza ascoltare quella musica,
Io onestamente in quello, probabilmente come dicevano i miei compagni di scuola, di pochi anni che ho fatto il liceo classico, sei un vecchietto, me lo dicevano a 16 anni, a me piace Silvana Mangano, Anna Magnani, ma sono fiero di essere un vecchietto, assolutamente. Ora che l'ex presidente del Consiglio è uscito apparentemente dalle scene, apparentemente dalle scene, chi sarà il nuovo bersaglio? Se ci sarà un nuovo bersaglio? Ma a parte che ho fatto finire la tua domanda, Berlusconi non è uscito assolutamente apparentemente, lui si è dimesso, io ho visto la folla festeggiare, esultare con le bandiere d'Italia, viva l'Italia, eccetera, eccetera. Le elezioni, a mio dire, non le hanno ancora indette, non solo, non sono state vinte dalla sinistra e questo governo tecnico, vedremo proprio in questi minuti, fra poco scapperò salutando Arianna e vado a Palazzo Giustiniani, anche se oggi è tutto dentro, sì. Quindi insomma, però proviamo a fare un sopralluogo. Io direi che l'Italia è un mare monti, cioè secondo me non è che cambia, c'è un piatto di pasta, mi sembra, fanno anche la pizza a mare monti se non sbaglio, e forse una delle mie prossime urla è proprio mare monti. Però una cosa veramente, non so se ci sono altre domande, ma semmai è una chiusura mia e poi dopo se ci sono altre domande rispondo, una cosa veramente vorrei che la gente facesse, quello di non giudicare, perché credetemi, è molto facile giudicare chiunque, se uno vede un barbone per strada, quante volte anche mia mamma mi ha sgridato perché magari io andavo e vado sempre magari anche solo a salutarlo, ascoltarlo un attimo, oppure quante volte capita a tutti che uno si siede sull'autobus e ti arriva qualcuno che insomma è da qualche mese che non si lava, se va bene. Non avete idea che cosa significa per quella persona, perché ci ho parlato, li ho conosciuti, ho degli amici, alzarsi in quel momento. È devastante. Allora io dico, ma come si può fare questo? Perché purtroppo la gente vive pensando tendenzialmente a se stessa, vive un po' nella quotidianità assoluta. Però credetemi, c'è tanta gente che sente quella sofferenza e io, che ripeto, ho questo dolore dentro di me, adesso già a quest'ora io mi libero perché comincio a essere stanco, è probabile che se ci mettiamo anche solo un minuto in mente, nella mente di chi capisce perfettamente che puzza e che magari ha un comportamento, adesso faccio un esempio, quando io ho aperto quel sito, capisco perfettamente che certa gente è rimasta, dire scandalizzata e dire poco. Però quella gente che è scandalizzata, l'orgasmo non lo raggiunge, quella gente scandalizzata tendenzialmente non si veste da Biancaneve, non vuole essere frustata da Giulio, da Renato o da Francesco, quella gente che ha visto quel sito hard non ama, ci sono delle persone, c'è un film hard, ci sono un genere di film hard dove la gente, io lo espongo anche se sono totalmente lontano da quello, addirittura arriva al rapporto sessuale conclusivo vomitando l'uno sull'altro. Vediamo queste cose come delle realtà dell'umanità, della stranezza, del nostro cervello, che lo conosciamo l'1% di quello che è. Ma io vi chiedo la cortesia, non giudicate, perché chi giudica l'altro e chi dice guarda quello, giudica se stesso, è gente frustrata, quindi questo non lo fate perché proprio sarebbe umanamente sbagliato. Questo non significa che io non accetto di essere giudicato, non accetto di essere criticato, ma l'unica cosa che invece io non accetto in senso assoluto, che nessuno, neanche i genitori che io amo, i miei genitori, possono avere la percezione di quanto dolore il sottoscritto possa avere per ciò che ha vissuto e per ciò che tiene dentro e che mi fa, ripeto come ho detto prima, mi fa essere non solo forte, ma mi fa essere orgoglioso di quella tragedia vissuta. Purtroppo io sono riuscito, anzi purtroppo, io per fortuna, io sono riuscito a gridare attraverso questa forma artistica, situazionista, il mio dolore, ma ho tanti amici, tra i quali purtroppo due persone che mi mancano enormemente, sempre di più, che sono Fabrizio Lenzoni Morgetano e Marco Riccioli, che sono presenti nel mio sito, nelle stelle in cielo. Loro due non hanno avuto l'episodio legato, però non hanno, come tanta gente, che spesso è la stessa gente che mi critica, che mi disapprova, non hanno avuto quella forza, quell'intuizione di trovare una strada
chiara per poter in qualche maniera liberarsi. Perché questo è il problema di tutti, è il problema numero uno. Domanda finale, lei chi è? Ma sicuramente se dovessi definirmi, sto cercando un modo che non ho mai detto a nessun altro, non è facile dirlo in pochi secondi, ma semmai spezzerai in due questo video, ne farai parte prima e parte seconda, probabilmente un puzzle che volutamente io da birichino, perché come dice mia mamma, sono ancora molto, molto bambino e lo voglio essere, perché lo diceva anche De Filippo, Edoardo, si deve rimanere bambini, sono volutamente un puzzle appena uscito da un negozio, quindi confezionato, con l'astuzia di tornare a casa e volutamente togliere dei pezzi e gettarli o dalla finestra o addosso a Emilio Fede o al Berlusconi di turno, e quindi qualcosa che non è componibile, non è più componibile, perché per mia volontà non voglio esserlo. Grazie.